Buongiorno cari studenti, sono il professor Carlo Solinas, sto trasmettendo dagli studi della RAI qui a Caorle, vedete che bello studio dietro di me. L'argomento di oggi è purtroppo molto attuale e rientra nel nostro programma, è il virus. Mi dispiace doverne parlare perché siamo in una situazione, come sapete, di emergenza, quindi sono barricato in casa e sono terrorizzato come molti di voi, non tutti ma molti. Però bisogna anche vedere le cose dal punto di vista scientifico. Allora, vogliamo parlare un po' insieme di questo mostro, questo mostriciattolo che si chiama virus. Questa parola è già significativa, intanto. E cosa significa? Questa parola significa veleno. Ci dà già l'idea della sua cattiveria. Il virus, in effetti, è cattivello. Io conosco poche eccezioni di virus buoni, probabilmente i virus, quelli che danno il colore dei fiori in certi gladioli o nei garofani, le screziature, oppure i virus che danno così delle differenze cromatiche nelle piante, ecco. Ma a parte alcune eccezioni, diciamo che il virus non ha sicuramente una buona fama. Adesso noi siamo colpiti dal fatto che il virus è estremamente piccolo e infatti ci può contagiare proprio grazie alla sua piccolezza. Il virus è molto piccolo, in effetti è più piccolo di un batterio. Direi che lo possiamo paragonare, ma diciamo, a un insieme di sostanze, di molecole. E il virus è così piccolo che per vederlo bene è stato necessario il microscopio elettronico. Perché col microscopio elettronico si è potuta indagare la struttura del virus che è stata sconosciuta per moltissimo tempo. Ma storicamente i virus, si sa che i virus hanno determinato molte problematiche all'essere umano, però storicamente forse il primo virus di un certo rilievo è stato il virus che è stato trovato nelle piante, non negli animali. Il virus che infestava le piante, addirittura il tabacco. Infatti, il primo virus si chiama, che è stato così analizzato, che è stato anche così compreso, è il virus del mosaico del tabacco. La parola mosaico è interessante perché la colorazione e la struttura delle foglie veniva alterata, dando un effetto anche abbastanza bello, tutto sommato, ma praticamente era un effetto distruttivo delle foglie del tabacco, che portava però anche alla distruzione del tabacco stesso. E i virus poi sono stati studiati alla fine dell'Ottocento, sono stati indagati, si sono scoperte molte cose interessanti sui virus, per esempio che esistevano dei virus che erano capaci addirittura di attaccare i batteri. C'è una competizione tra microrganismi, non dobbiamo meravigliarci, la competizione c'è a tutti i livelli in natura e c'è anche tra virus e batteri. I batteriofagi, appunto, che vengono chiamati anche fagi, con la parola più veloce, sono proprio virus specifici dei batteri e sono capaci appunto di distruggere le colture batteriche. E sono anche stati utilizzati nelle biotecnologie, quindi hanno anche avuto, diciamo, molti vantaggi perché il virus viene anche utilizzato per scopi positivi. E nei primi anni 30, diciamo, la cosa che ha colpito è che il virus appunto non era strutturato come un essere vivente, non aveva le cellule, ma era soltanto una molecola, era soltanto cioè costituito di sostanze chimiche. E essenzialmente le due sostanze di cui è costituito sono le proteine e però ben più importante direi il materiale genetico, che nel virus può essere il DNA, ma può essere anche RNA. Per esempio questo virus che ci sta affliggendo è un virus a RNA. Quindi esiste il materiale genetico, esiste anche la proteina. Il virus, vedete in questa immagine, vedete, ha un rivestimento che si chiama capside, un rivestimento che è fatto di proteine e ha però, innanzitutto, non so se potete osservare dal libro, ha anche delle strutture che servono per fissarsi sulla cellula che viene colpita dal virus stesso, sulla cellula ospite. Però all'interno della struttura del virus, qui vedete anche un pochino in quest'altra immagine, all'interno c'è il materiale genetico e questo materiale genetico
È importantissimo perché è quello che determina la pericolosità del virus stesso. La proteina, anzi il capside più propriamente, la forma della proteina, non è secondaria come importanza, perché è proprio in base alla forma che si stabilisce anche la potenzialità del virus, in quanto il virus è capace di legarsi con la cellula ospite, perché sono proprio le sue proteine, le dette appunto proteine virali, sono le sue proteine che si possono legare a una struttura della cellula che si chiama recettore. Quindi questo è importante, questo legame che avviene tra l'amico e il nemico, possiamo dirlo in questo caso, questo legame è importantissimo perché è sulla base di questo legame che spesso vengono condotte le ricerche mediche che hanno lo scopo di appunto contrastare gli effetti pericolosi del virus. Allora, noi abbiamo un virus che si attacca alla cellula, che si fissa, possiamo dire che si fissa la cellula, penetra all'interno della cellula stessa, della cellula nemica, che è amica per noi, e però cosa succede? Che quando il virus entra all'interno di questa cellula, questo ingresso, dopo aver, diciamo, bucato le membrane, dopo aver superato la membrana di separazione, porta però il virus porta la struttura virale ad entrare all'interno della cellula, a liberarsi intanto della proteina che lo rivestiva e riversare il materiale genetico all'interno della cellula stessa. La cellula che subisce questo attacco, diciamo, è costretta un po' a lavorare per il virus. In che senso? Che questa cellula viene utilizzata dal virus, che appunto viene definito parassita proprio per questo motivo, perché non la uccide, anzi la vuole utilizzare, viene utilizzata la cellula, vengono utilizzate cioè gli organelli della cellula, le strutture, metaboliche della cellula, vengono utilizzate dal virus che però furbescamente, produce, riproduce il proprio materiale genetico. Quindi in pratica la nostra cellula è costretta a fare il lavoro che deve fare, ma viene guidata dal DNA o dall'RNA del virus. In questo caso, ciò che viene prodotto è soltanto un vantaggio per il virus stesso, che una volta avviata anche tutta questa operazione di metabolismo all'interno della cellula, si riproduce. È in grado anche di distruggere molte cellule, perché una singola cellula virale può distruggere moltissime altre cellule. Che cellula virale si parla di virione, ad ogni modo. E quindi che cosa succede? Che l'azione del virus è veramente terribile, in quanto riesce a proliferare e a distruggere le cellule. Questo discorso purtroppo è molto attuale in questo momento. La gente, molte persone, non tutti, molte persone sottovalutano la pericolosità del virus, il quale in questo caso purtroppo importante, famoso, riesce a penetrare nelle cellule del corpo, le cellule connettive e le cellule respiratorie, e quando entra nel nostro corpo sono disastri perché ci possono essere effetti di vario tipo. Questo tipo di virus, come voi sapete, può determinare non solo influenze leggere, ma più propriamente polmoniti molto gravi e poi non viene contrastato. Scusate, non viene contrastato dal nostro sistema immunitario. Allora, vita o non vita? Questa è una domanda che ci facciamo sul virus. È un po' difficile dirlo, sicuramente è sempre stato classificato come non vita in quanto non ha le cellule. Però è anche vero che questa struttura molto semplice, ma anche rudimentale, da un certo punto di vista, sembra un modulo lunare che atterra, no? Sul satellite, ad ogni modo. Questa struttura qui vive, è capace di vivere quando entra in un organismo. Non ha citoplasma, non ha organelli come la cellula, non fa, non ha neanche tutta una serie di enzimi, non ha enzimi. Diciamo che è abbastanza semplice come struttura, però pur essendo semplice, è particolarmente complicato, è anche complicato nella sua, diciamo, pericolosità ed è anche difficile da prevedere, in quanto un'altra caratteristica purtroppo che ha questo virus, il virus in generale, ma soprattutto questo, è la capacità di modificarsi geneticamente. Ecco, questa è una caratteristica che purtroppo rende il virus difficile da affrontare. Il virus, cioè, è capace di danneggiare
sia il DNA dell'ospite, è capace anche di addirittura indurre dei tumori. Questo è stato scoperto molti anni fa. Il virus, diciamo, è stato legato anche a malattie molto gravi, anche a tumori molto gravi. E questa è stata una scoperta che ha sconvolto un po' il mondo perché si pensava che, una volta si pensava che i tumori fossero dovuti soltanto a comportamenti o a radiazioni. Invece anche questo piccolo essere è in grado di portare queste conseguenze. Ecco, voi tutti, ragazzi, conoscete certe malattie date dai virus, per esempio il papilloma, l'herpes, il vaiolo, l'AIDS è un'altra, non la rabbia, il coronavirus è un'altra che si è aggiunta, no? L'influenza stessa. Ecco, diciamo che all'interno di tutte queste malattie ce ne sono alcune facilmente gestibili, anche di leggere, ma ce ne sono anche alcune assolutamente pericolose e gravi. Disponiamo spesso dei vaccini, in questo caso naturalmente la comunità scientifica sta cercando di organizzare un vaccino, di produrre un vaccino per contrastare questo virus e rinforzare il nostro sistema immunitario. Teniamo conto che esistono anche dei farmaci antivirali, che sono stati impiegati per altri virus, non per questo, e questi farmaci in genere cercano di bloccare l'attività. Non so, la trascrizione, la traduzione, le attività metaboliche che il virus mette in atto quando entra nella cellula. Quindi siamo di fronte a un organismo realmente pericoloso, viene anche utilizzato dall'uomo per scopi di biotecnologia, ma è un organismo indubbiamente pericoloso. Che cosa succede quando entra nella nostra cellula? Sicuramente quei processi metabolici che vi ho detto, che abbiamo fatto anche insieme all'interno delle nostre lezioni, quindi la sintesi delle proteine, la duplicazione del materiale genetico, però, come abbiamo detto, comandata dal virus stesso, la produzione di altri individui, altri organismi virali. Quindi il virus è un organismo, assolutamente efficiente dal suo punto di vista. E naturalmente, come si può contrastare? Beh, è un po' difficile contrastarlo perché il virus è presente nell'aria, è presente dappertutto. Diciamo che ha delle modalità di trasmissione. Ecco, nel caso adesso che ci sta interessando, sappiamo che il virus, la contaminazione avviene via aerea. Quindi l'aria può essere appunto sistema di trasporto del virus stesso. Ecco perché la comunità scientifica ci sta allertando sul fatto di stare ad una certa distanza e perché appunto le goccioline di saliva o gli starnuti o la tosse possono veicolare dentro l'aria, possono veicolare questo organismo così pericoloso. Un'ultima cosa che voglio dirvi, ecco, magari un accenno anche a un altro tipo di virus che ha colpito l'umanità anche in anni non molto lontani, il prione, non so se avete sentito mai parlare del prione, che è un virus un po' più lento, diciamo, di quello che abbiamo visto fino adesso, un virus che ha la caratteristica di non avere materiale genetico, ma di avere una struttura proteica essenziale, no? E di modificare purtroppo anche le proteine del nostro organismo. Forse ricordate il famoso caso del virus della mucca pazza, questo è un caso famoso, che aveva scosso tutta la comunità un po' di anni fa. In quel caso, appunto, i sintomi e le conseguenze di questo attacco virale erano molto gravi perché c'erano delle forme, neurologiche piuttosto gravi, che colpivano gli animali. Ecco. Cosa vi posso ancora dire del virus? Che il virus è un organismo sicuramente difficile da contrastare perché, innanzitutto, la sua incubazione può essere lunga, cioè cos'è l'incubazione? È il periodo che trascorre dall'entrata nell'organismo alla manifestazione dei sintomi. Intanto, i periodi di incubazione possono essere anche lunghi, e il virus può restare nascosto anche all'interno del corpo. Molti di noi ospitano dei virus che non danno nessun tipo di sintomo, non succede assolutamente nulla. I virus possono anche restare, come detto, latenti, no? Perché non hanno le condizioni per svilupparsi.
Però i virus stessi, come noi anche sappiamo, per esempio il caso dell'herpes o anche il caso molto più grave dell'AIDS,